Una buona serata da T-Sport, un saluto da Erika Calvani e Fabio Ferri. Apriamo parlando di Fiorentina, perché la prima squadra quest'oggi era a riposo, ma è una giornata importante per la primavera, la vigilia del ritorno di finale, del ritorno della finale di Coppa Italia contro la Lazio, domani sera al Franchi, precisamente alle 20:30, i ragazzi di Semplici incontreranno appunto i biancocelesti e cercheranno di ribaltare quel 3-1 dell'andata a Roma, ma è una giornata importante anche per quanto riguarda la Coppa Italia di Fiorentina, di Montella, perché oggi al via la compravendita dei biglietti, ma ce ne parla Filippo Pucci. No, diciamo che da oggi sono in vendita per tutti coloro che hanno l'abbonamento, quindi hanno il diritto di prelazione fino a domenica 13, poi da lunedì 14 inizierà la vendita per tutti coloro che sono fidelizzati, ovvero hanno la tessera Orgoglio Viola o in Viola, quindi diciamo che saranno queste due fasce di tempo che sicuramente fanno in modo che i biglietti, specialmente per quanto riguarda il settore di curva, vada esaurito. Mi aspetto sopra i 20.000, sopra le 20.000 presenze, queste sono diciamo così il limite, l'obiettivo che noi ci poniamo, facendo in modo di arrivare completamente al sold out, che sarebbe intorno ai 27-28.000. Mi sembra che il passo sia quello giusto, vediamo che cosa succederà di qui a un mese, però ecco, secondo me ci andiamo molto vicino. Ricordiamo dunque, per fare chiarezza, le fasi della compravendita dei biglietti per il 3 maggio, la finale tra Fiorentina e Napoli di Coppa Italia, quindi da oggi al via la vendita dei biglietti per tutti gli abbonati delle due squadre, mentre dal 14 aprile potranno comprare il biglietto i possessori delle tessere in viola e orgoglio viola, e poi insomma negli ultimi giorni finali invece sarà vendita libera. Parliamo adesso, Fabio, invece di pallavolo. Sì, parliamo di pallavolo perché si stanno avvicinando sempre di più i playoff di Serie A2 e dunque sicuramente c'è grande attesa per quanto riguarda il Bisonte San Casciano e la Savino del Bene Volley Scandicci, che appunto saranno entrambe impegnate nei playoff salvo sconvolgimenti dell'ultima giornata. Però quella di domenica per il Bisonte San Casciano sarà sicuramente l'ultima partita nel fortino del Pala Montopolo. Perché? Perché per i playoff della Serie A2 ma anche della Serie A1 la capienza minima richiesta dalla Lega di Serie A è quella di 1500 posti, una capienza che appunto il palazzetto della formazione di San Casciano non asseconderebbe. E allora, per quanto riguarda appunto le partite dei playoff che l'azzurra San Casciano sarà costretta giocare, saranno tutte disputate a Santa Croce sull'Arno, dato i buoni rapporti che appunto ci sono tra le due società, tra quella appunto di San Casciano e di Santa Croce sull'Arno. Buoni rapporti che porteranno a appunto vedere queste partite all'interno del palazzetto di Santa Croce. Ricordiamo inoltre che per questo turno di playoff il Bisonte è una delle favorite e sicuramente la mancanza dell'apporto del pubblico di casa nel palazzetto di casa potrebbe essere una nota negativa senza dubbio per una formazione che così bene ha fatto nel corso del campionato di Serie A2. Ricordiamo anche la Coppa di Serie A2 vinta da parte del Bisonte San Casciano. Per quanto riguarda il pubblico, sicuramente i tifosi del Bisonte seguiranno la squadra, anche perché nonostante siano due province diverse la distanza tra San Casciano e Santa Croce sull'Arno non è poi così tanta, una quarantina di minuti, e appunto i tifosi sicuramente raggiungeranno la squadra. Quindi un in bocca al lupo per il Bisonte San Casciano, che affronterà questi playoff sicuramente da favorita, ma dovrà fare i conti con questa brutta nota stonata che sicuramente non ci voleva per i playoff. Comunque sempre in trasferta. Quindi. Sempre in trasferta, esatto. Sarà una trasferta continua per quanto riguarda il Bisonte San Casciano. Non parliamo però solo di pallavolo, Erika,
ma parliamo anche di karate, perché si sono tenuti nel fine settimana gli assoluti italiani per quanto riguarda la specialità del karate kumite, una specialità che è quella del combattimento e che ha visto un club fiorentino veramente imporsi agli onori della cronaca. Si tratta del Kodokan Firenze, tante medaglie, non quella d'oro, però un medagliere sia nel maschile che nel femminile che fa veramente ben sperare anche in ottica futura, perché potrebbe magari arrivare quell'oro che è sfuggito in questa edizione. E allora andiamo a scoprire insieme con il servizio chi sono e dove sono arrivati gli atleti del Kodokan Firenze. Grande successo per il Kodokan Firenze negli assoluti di karate kumite che si sono tenuti a Siracusa nel fine settimana appena trascorso. La società fiorentina ha nobilitato il karate gigliato con numerose medaglie e, anche se è mancata quella del metallo più importante, nella graduatoria finale la società di Via Magellano ha riportato un quinto posto nel medagliere maschile, a soli 3 punti dal terzo posto, e un 7° posto in quello femminile, dove il 5° posto è sfuggito per soli 2 punti. A livello individuale da segnalare il 2° posto di Francesco Puleo, che oltre ad essere istruttore degli atleti di questa spedizione siciliana ha raggiunto l'argento nella categoria sopra i 94 kg, dove il sogno dell'oro si è infranto su di uno scoglio chiamato Stefano Maniscalco, 2 volte campione del mondo di specialità e 3 volte campione europeo. Sempre tra gli uomini nella categoria sotto i 94 kg è arrivato il bronzo anche per il giovane Simone Marino, battuto in semifinale da Lorenzo Ernano, poi aggiudicatosi la corona di migliore nel corso della finale. Tra gli uomini da segnalare anche il 7° posto finale per Stefano Martella, che nella categoria 60 kg è uscito di scena ai quarti, non venendo ripescato, come del resto Gabriele Puleo, eliminato al 1° turno. Uomini in grande spolvero e donne che non sono state da meno, con Daria Pitta, bronzo nella categoria sotto i 60 kg, e Alessia Coppola Neri, fresca dell'argento conquistato agli Open di Slovenia, che pure lei si è messa al collo un bronzo nella categoria sopra i 68 kg, dopo essere stata battuta dalla vincitrice finale Clio Ferracu. Per il Kodokan Firenze prosegue dunque un periodo aureo nel karate kumite e, anche se come detto è mancata proprio la medaglia aurea, il futuro non può che riservare ancora successi. La caccia alla medaglia d'oro è già ricominciata. E passiamo adesso al football americano con i Guelfi Firenze che perdono contro i campioni in carica Grizzlies Roma, mettendo dunque in rischio la corsa playoff. Alla vigilia si sapeva che replicare la vittoria interna del 16 marzo non sarebbe stata cosa facile. In terra romana infatti è arrivata la 2ª sconfitta dell'anno per i Guelfi Firenze, battuti nel fine settimana dai campioni in carica dei Grizzlies Roma per 16-12. Partita comunque tirata all'impianto Paolo Rosi della capitale, dove i fiorentini del football americano si sono piegati, ma solo dopo una bella battaglia sportiva, imperniata sul gran lavoro di 2 difese d'acciaio. La retroguardia a cadere per prima è stata quella dei Guelfi, bucata da una corsa del quarterback Mingoli, che però viene vanificata da un fallo dei romani. Gli orsi non demordono e finalizzano un bel drive offensivo con il touchdown su corsa di Pinelli e la trasformazione al calcio di Bianco. I Guelfi incassano e presentano il conto nel 2° quarto, accorciando le distanze sul 7-6 con un bel passaggio di Arcangeli per Bardini, che però non viene trasformato da Simone Petrucci, al 1° errore stagionale. La reazione romana è dietro l'angolo, la partita però, come detto, è in mano delle difese ed i Guelfi, schiacciati a protezione della end zone, intercettano Mingoli grazie ad un bel intervento di Simone Petrucci. Il 3° quarto riparte ancora con le difese a farla da padrona e con quella fiorentina che intercetta nuovamente Mingoli, più volte sotto pressione e placcato con la palla in mano grazie a Pirazzuoli, che così rende la palla all'attacco dei Guelfi. L'ago della bilancia della partita sembra così pendere verso Firenze, che nell'ultima frazione di gioco si porta in vantaggio con un passaggio di Arcangeli per De Vitis. La trasformazione da 2 punti non va a buon fine, ma i Guelfi conducono l'incontro per 12-7 a poco meno di 10 minuti dal termine. La difesa viola ferma il contrattacco romano, ma il calcio di allontanamento viene stoppato a ridosso dell'area di meta difesa dai Guelfi, che così ripartono in attacco, ma con le spalle al muro. Al 3° tentativo il passaggio di Arcangeli viene intercettato da Cocco, che riporta la palla in end zone e i Grizzlies di nuovo davanti sul 13-12. La trasformazione da 2 punti dei romani non va a buon fine, ma Arcangeli, infortunatosi nell'azione del controsorpasso romano, è costretto ad uscire. Al suo posto entra Nardelli, che dopo aver conquistato un 1° down viene intercettato sul profondo da Raco, che riporta la palla di nuovo nella metà campo dei Guelfi. Una penalità contro Firenze peggiora ulteriormente la situazione, ma la difesa dei Guelfi, in grande spolvero, limita i danni e costringe i padroni di casa al field goal che viene realizzato da Bianco. Manca poco più di 1 minuto alla fine e i Guelfi provano
sembravano il tutto per tutto. Rientra in campo Arcangeli, ma sull'ultimo tentativo viene di nuovo intercettato da Raco, che rende palla ai Grizzlies e chiude le ostilità. I Romani, con questa vittoria, prendono il largo in classifica insieme ai Barbari, lasciando i Guelfi, alla seconda sconfitta su due in trasferta, al terzo posto nel girone. Coach Paciaroni a fine partita ha dichiarato: "Abbiamo fallito l'esame di maturità, non credo che siamo tecnicamente, tatticamente e individualmente inferiori ai Grizzlies, ma oggi, soprattutto in attacco, siamo stati troppo indisciplinati e nervosi. Adesso abbiamo solo 6 giorni per preparare il match contro i Barbari, che a questo punto sarà per noi più che decisivo." I fiorentini, infatti, sabato prossimo alle 21 dovranno sostenere un nuovo durissimo esame quando a Firenze arriveranno i Barbari, che all'andata si erano imposti 27-26 all'ultimo secondo. Se i Guelfi dovessero di nuovo cadere, avrebbero praticamente un piede fuori dalla corsa playoff. E adesso parliamo anche di calcio delle categorie minori, in particolare di Serie D, perché c'è una notizia lieta in casa Scandicci. Si tratta della convocazione per la rappresentativa del girone E di Serie D di Cristian Ceci, che appunto ha raggiunto questo a onorificenza e appunto farà parte della selezione della Serie D, della rappresentativa di Serie D. Un successo per un ragazzo classe 96 che in questa stagione, pensate, ha raccolto 22 presenze e anche 2 gol, mettendosi un po' sul taccuino di diversi osservatori anche delle categorie professionistiche, e sicuramente questa presenza con la rappresentativa non farà che accrescere il valore del giovane albanese. Andiamo anche a parlare però di moto, e in particolare di motocross, perché Nicolas Lapucci, pilota di origini mugellane, dunque fiorentino, ha raggiunto un bel quarto posto nel campionato MX2 Under 21 che si è tenuto a Malpensa, e sicuramente quindi un altro buon risultato per Nicolas, che sta crescendo sempre di più a bordo della sua Yamaha, e adesso è veramente una delle promesse più importanti per quanto riguarda il motocross toscano e fiorentino. Con questo abbiamo concluso questa piccola parte di brevi notizie, ma di giovani campioni. Erika, continueremo a parlare di sport, in precisione di Fiorentina tra pochissimo con Viola Express in studio, come sempre Luca Calamai della Gazzetta dello Sport, ma anche un nome della pallanuoto fiorentino, tifosissimo della Fiorentina, Riccardo Tempestini, insieme all'ex Viola Andrea Ivan. Quindi insomma ci sono senz'altro tutti gli ingredienti per un'altra scoppiettante Viola Express insieme, quindi vi aspetto tra pochissimo. Direi che è arrivato il momento di salutare, quindi grazie di essere stati con noi. Arrivederci.